Amici sportivi appassionati di calcio di Vallesina.tv, ben trovati da Mauro Anconetani nell'appuntamento del lunedì con il campionato di promozione Mosaico Vallesina di scena sul campo del Sant'Orso. Formazione maglia bianco-rosso-blu, dunque in trasferta capolista fino al momento del campionato, nonostante l'ultimo pareggio. Formazione a Mosaico che si schiera con Moreschi, Belelli, Tenenti, Massè, Foroni, Guazzarotti, Orazzi, Bevilacqua, Campanelli, Cocilova, Giacomelli, dal 70esimo Titarelli. Risponde il Sant'Orso con Micheli, Nicolini, Donati, Borgognoni, Carloncini, Giuliani, Percetti, Donini, Ambrogiani, Mantini, Della Rocca. Dall'89esimo Battaglini ha preso il posto di Nicolini, dal 66esimo Giovanelli, di Borgognoni e dal 76esimo Togni ha preso il posto di Mantini. In maglia bianca la formazione del Sant'Orso, gara diretta dal signor Salvucci della sezione di Macerata. Qui c'è un brutto fallo evidenziato dal direttore di gara, calcio di punizione battuto dalla Mosaico Vallesina, pallone che spiova in area di rigore, calciato molto bene da Massei, poi in qualche maniera riesce a disimpegnare la retroguardia del Sant'Orso. Attacca ancora la formazione ospite, la conclusione di Campanelli che non inquadra però lo specchio della porta. Ricordiamo Sant'Orso ultimo in classifica, 3 pareggi consecutivi al momento conquistati, formazione comunque in ripresa, cerca la conclusione alla distanza qui di destro Ambrogiani, pallone colpito ad esterno che si perde però a fondo campo. Attacca ancora la Mosaico, questo colpo di testa veramente pericoloso, il miracolo di Micheli che con un colpo di reni riesce a togliere il pallone alla propria porta, prova ancora Campanelli, questa volta la parata è più semplice per l'estremo difensore del Sant'Orso. Attacca nuovamente la Mosaico, il tentativo di cross di Guazzarotti, l'uscita sul primo palo attenta di Micheli che blocca la sfera. Dalla parte opposta invece c'è un intervento di Moreschi, ma insiste ancora, come vedete, la Mosaico, parziale sempre di 0-0. Con le immagini siamo invece passati al secondo tempo, questo dubbio intervento, un passo dentro l'area di rigore, Ambrogiani che rimane a terra, il direttore di gara sembra non avere dubbi, qui c'è un po' il contatto tra il piede sinistro di Ambrogiani e il giocatore della Mosaico Vallesina, l'arbitro comunque non ha decretato il calcio di rigore e ha ammonito il giocatore Ambrogiani per simulazione, dunque cartellino giallo. Attacca nel secondo tempo la formazione del Sant'Orso, questo colpo di testa pericoloso che rimane pericolosamente altrettanto all'interno dei 16 metri e poi viene allontanato. Nella ripartenza è Campanelli che viene anticipato proprio all'ultimo istante dal difensore del Sant'Orso, pallone allontanato sul fondo, prova ancora la Mosaico, nuovo colpo di testa, questa volta di Cocilova, se non andiamo errati, e la parata senza problemi ancora del portiere Micheli. Nella seconda parte del secondo tempo la Mosaico Vallesina è tornata a spingere in attacco, ancora un'azione, il tentativo dalla distanza, pallone che esce morbido sul fondo senza impensierire Micheli. Qui invece c'è una ripartenza in contropiede per il Sant'Orso che reclama ancora un fallo, ma eventualmente sarebbe stato fuori dall'area di rigore, così è infatti, c'è il calcio di punizione battuto da Percetti, prova ancora il cross dopo il primo tentativo, pallone che viene bloccato dal portiere Moreschi. Insiste ancora la Mosaico, pallone in area di rigore, l'inserimento centrale da parte di Della Rocca che alza il pallone poi a campanile in area di rigore che in qualche maniera riesce a disimpegnare la difesa del Sant'Orso, finisce praticamente su questa azione 0-0 tra Sant'Orso e Mosaico Vallesina, e naturalmente un pareggio importante anche se si aspettava di più.